Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti on the road, in the dark, colline oltre Po' Pavese. Sto tornando da una consulenza a Pavia, Fiat 1 a GPL, che sta rompendo i coglioni a benzina, però... Scrivetemi nei commenti, secondo voi, che cosa può essere in una Fiat 1 a carburatore che quando affondo il pedale ho dei vuoti. Cioè la macchina, specialmente quando me lo fa soprattutto a freddo, a caldo un po' meno, a freddo tantissimo, se abbasso il pedale la macchina e schiaccio molto l'acceleratore, la macchina strappa tantissimo. Cioè non tantissimo, ma un po', insomma. Poi il minimo lo tiene, a caldo va molto meglio. Magari nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Allora, cominciamo con le bellissime presentazioni old fashion. Per chi non mi conosce, mi chiamo Pietro Bisanti, dopo aver trascorso ben 23 anni all'interno dell'Arma dei Carabinieri, 2 mesi dopo essere stato promosso al grado di maresciallo capo con la ricostruzione totale della carriera e 5.000 cucuzze di arretrati, me ne sono molto più che felicemente andato per abbracciare l'igienismo. Cos'è l'igienismo? Ripristino, l'ottenimento e il mantenimento della salute, non attraverso pilloloni, non attraverso siringoni, non attraverso positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ma attraverso l'osservanza delle regole non scritte. Scusate, sentite questo rumore, è la mia Fiat Uno a cui vibrano i freni, e da sistemare anche quello. Ma attraverso osservarsi le regole non scritte, ma al tempo stesso impresse a fuoco nel DNA di ogni essere umano da milioni di anni di evoluzione, che sono sole, aria pulita, esercizio fisico compatibile, acqua pulita, alimentazione compatibile, fuori dai coglioni, chiunque non venga della nostra vita a portarci gioia e amore. Sono l'amministratore unico del sito www.pietrobisanti.it. Mi occupo di consulenze legali a 360 gradi e opero in tutti gli ambiti dove non sia obbligatoria l'assistenza di un difensore. Mi occupo di un sacco di cose, da ricorsi alle codice della strada, disciplina armi, trattamenti sanitari obbligatori, consulenza stragiudiziale, un sacco di cose. Andate a vedere nel mio sito la sezione servizi, dove troverete il calendario delle giornate igienistiche, sono le giornate igieniste, degli incontri meravigliosi che si svolgono con il sottoscritto, dove vi spiegherò dal mio punto di vista cosa significhi rimanere in salute e difendersi legalmente in questo mondo sempre più marcio. La prossima data è questa domenica a Varese, siamo già un bel gruppetto ma ci sono ancora dei posti. Poi avremo il 18 dicembre Cuneo, il 13 gennaio Cagliari, poi sarò a Brescia, a Pavia, a Calenzano, a Aosta, insomma andate a vedere il calendario completo. E per prenotarvi o informazioni, giornate igieniste, @pietrobisanti.it, per tutto il resto WhatsApp 340-788-1174 oppure info@pietrobisanti.it. Se avete urgenza scrivete urgente o urgentissimo, se avete urgenza non differibile vi accorgete che non vi rispondo, siete autorizzati a rompermi i coglioni al telefono fino a quando non vi rispondo. Per andate a vedere il mio sito internet, il mio blog, i miei vecchi video divisi per categorie, la sezione download con i prestampati per la difesa legale gratuita, andate a vedere sul mio la sezione libri per acquistare il mio libro Assassini in pillola, la psichiatria moderna vista con gli occhi di un carabiniere. Andate a vedere, per ultimo ma non di importanza, la sezione salvadanaio di pronto soccorso. Per sapere esattamente cos'è e per iscrivervi, digitate su YouTube salvadanaio di pronto soccorso, troverete tutto. Se volete sostenermi potete farlo attraverso una donazione alle coordinate che trovate nel sito www.pietrobisanti.it/donazioni oppure abbonando al mio canale YouTube. La mia informazione sarà sempre gratuita per tutti, ma nel prossimo futuro ci saranno dei contenuti riservati agli abbonati. Perché sostenermi? Perché nel panorama odierno vi sfido a trovare una persona che fa quello che dice agli altri di fare. Rocca Pinnuzza, ed ora tocca a te, ed ora a bomba! Allora, intanto vi aggiorno sulla situazione di quella donna ricoverata in psichiatria, così impazzita tutto d'un colpo. Ero prima di tutto convinto che fossero le tre pere magiche aver causato tutto questo, perché mi accorgo che molta gente sta avendo problemi in tal senso, ma cosa scopro ieri, porca troia, che il marito che prende le gocce di cannabis in gocce con il principio attivo THC, quindi quello psicotropo della marijuana, non il CBD, oddio, prende anche quello. Ma che cosa ha fatto? Prima di un saggio, di un corso per la moglie, scusate un attimo, porca troia, sti freni di merda, sembrano le campane. E, che cosa ha fatto? Ha dato 3 o 4 gocce sotto la lingua alla donna, alla moglie, che non aveva mai preso roba di questo genere, e
La moglie è impazzita. Allora, signori, io veramente... Perché il marito stava assumendo queste gocce? Le stava assumendo per la fibromialgia, che è una malattia che non esiste, ma è un insieme di sintomi invalidanti che sono causati da una vita e ad un'alimentazione di merda. E al posto di prendere la cannabis col THC per coprire questi sintomi e far impazzire la moglie, perché, porca troia, non cambiate alimentazione e stile di vita, il mondo è impazzito. Ma non è finita qui. Oltre a essere finita in psichiatria, oggi mi chiama il marito dicendo che le hanno fatto il tampone positivo nonostante tre pere. E adesso, oltre ad imbottirla di psicofarmaci, la trasferiranno in non si sa quale reparto in isolamento, per poi, naturalmente, cominciare le terapie per il coglionavirus, signori. È un delirio. E il marito cosa mi dice al telefono? No, è vero, ma nonostante tre pere che mi sono fatto anch'io, anch'io l'ho preso e sono stato malissimo. E io gli ho detto, mi scusi, ma lei non ha mai associato il fatto che i sintomi che ha avuto siano dovuti invece alle pere? No, e allora lui dice, sì, forse ha ragione lei, io non ci credo alle pere, però me le sono fatte lo stesso per accompagnare la madre, la suocera, a fare la chemio. Chemio che naturalmente ha fatto. Perché? Perché naturalmente tutti, al posto di cogliere i segnali del corpo, che cosa fanno? Si ammazzano di tutto. Allora, vi rendete conto che è tutto, tutto, tutto sbagliato? Ma vi rendete conto della concezione che ha la gente della salute? Che poi mi ricollega all'argomento di oggi, cioè quello della modella bianca, come si chiama? Bianca Bladi, comunque la modella bianca, una modella famosissima che adesso volerà a Los Angeles a farsi togliere le tette. Sulla falsa riga della... Scusate, madonna sti cazzo di freni. Sulla falsa riga della Angelina Jolie, la cui mamma ha avuto il tumore al seno, la zia, la nonna, tutte col tumore al seno, lei cosa ha detto? Vado a farmi togliere tutto, vai a utero, vai e utero, seno. E questa è la stessa cosa che andrà a fare la modella. Che cosa andrà a fare? Andrà a togliersi tutto. Mi sembra che si sia già tolte l'utero e l'ovaia, e adesso andrà a togliersi il seno. Ma io mi chiedo se viviamo ancora in un mondo dove la gente riesce a fare un ragionamento logico. Lei dice, porto il gene della mutazione e allora... Segui dritto su SP7. E allora via tutto. Ma scusate, ma anche se tutti i vostri parenti muoiono di tumore al seno, voi vi siete chiesti se oltre alla genetica c'è anche il fatto che condividavate tutti le stesse orribili abitudini di vita? Prosegui dritto su SP7. Ambientali, emozionali e soprattutto alimentari? No. Questo non vi viene lontanamente in mente. E che cosa fate? Andate a menomarvi. Cioè, nel mondo moderno la gente si menoma. Continua su SP7 per 2 chilometri. Va a menomarsi, si toglie continua organi. Su SP203 per 3 chilometri. Si toglie tutto quello che... Cioè, si tolgono parti del corpo che servono. E questa cosa la gente la chiama prevenzione. Ma a voi vi sembra normale? Se poi vi diagnosticano che avete un gene di un altro fattore e vi dovete togliere il cervello, che cosa fate? Vi togliete anche il cervello? Svolta a sinistra e prendi SP7. Cioè io veramente non riesco continua più a capire SP7 per 2 chilometri. Come ragioni il mondo. Cioè ci si toglie parti del corpo in maniera preventiva, come se noi fossimo una macchina che è costretta, che sarà costretta prima o poi a bacarsi. Guardate, veramente, la medicina allopatica, ma non solo, ma in generale, la gente sta prendendo veramente delle pieghe veramente, veramente allucinanti.
Ormai sembra che l'unica prevenzione sia togliersi parti del corpo oppure iniettarsi qualcosa. Ma dov'è la buona vita? Dov'è l'alimentazione corretta? Dove sono i buoni rapporti emozionali? Dov'è prendere il sole? Dov'è l'allenarsi? Signori, è un delirio. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.